Oggi iniziamo questo ciclo di due incontri formativi e informativi insieme al Collegio dei Geometri, all'Ordine degli Architetti e degli Ingegneri, proprio per dare una prima chiave di lettura a quelle che sono le norme del nuovo piano operativo che dal 16 di aprile sarà attuativo e quindi con il quale loro si dovranno confrontare. Ovviamente da quel giorno in poi. Si è tenuto oggi il primo dei due incontri organizzati dal Comune di Arezzo, dall'Ordine degli Architetti, l'Ordine degli Ingegneri e il Collegio dei Geometri per illustrare il piano operativo comunale e il quadro normativo relativo alla sua gestione. Insomma, le regole per l'Arezzo del futuro, disegnate da questa amministrazione ed in particolare dall'assessore Francesca Lucherini, figlia dell'ex sindaco Luigi Lucherini. Serviranno per capire cioè a quali norme dovranno sottostare in fase di progettazione, questo sì, però ecco, sono proprio norme tecniche. Diciamo che sono il verbo su cui costruire poi la nuova edificazione nella città. Un'idea di città, ci racconta, diversa dagli anni in cui il padre era alla guida dell'amministrazione comunale e che videro un'espansione urbanistica oggi non più possibile. È una città diversa dalla città prevista nei piani urbanistici, per esempio del 95 o del 2000, quello di Kartop, perché chiaramente non è più una città espansiva, ma è una città che deve essere rigenerata. Infatti la nuova edificazione è solo all'interno del perimetro urbanizzato e non al di fuori di esso, per cui è una città che in realtà guarda al futuro però rigenerando il proprio tessuto. Le basi dovrebbero essere già state gettate dal momento che siamo arrivati in fondo a questo percorso di formazione del piano strutturale e piano operativo. Dal 15 di aprile diventeranno efficaci gli strumenti, dal 2018 che è stata la partenza. La città, i professionisti, l'economia, tutti aspettavamo questo momento. Rappresenta una svolta per la città di Arezzo, così lo deve essere, deve rappresentarla, però porta con sé delle complicazioni, anche perché il nostro territorio è un territorio molto radicato che quindi tende anche a mantenere una presenza in campagna, dove ci sono interventi che sono in qualche modo con questo strumento contenuti, limitati. Quindi insomma le difficoltà vanno affrontate, queste sono giornate appunto che devono servire proprio per capire come risolvere queste problematiche, come consentire anche lo sviluppo in quelle parti del territorio che non è semplicemente la città ma che invece è anche la campagna ad esempio. Ecco. Tra le prossime linee di sviluppo ci sono sicuramente tutto quello che riguarda l'ecosostenibilità. Speriamo che anche nel nostro, diciamo, l'attuazione del nostro piano strutturale operativo, dove effettivamente ci sono anche possibilità di agire in quella direzione, possa, diciamo, attraverso il nostro piano operativo si possa anche ad Arezzo attivare una serie di investimenti proprio per avere una città sempre più sostenibile e in linea, insomma, un po' con le nuovi profili, insomma, del sostenibile, gli aspetti energetici, la sostenibilità ambientale, energetica.